Io adoro, io riesco a stare 2 ore e mezza in piedi senza nessun problema. Usando la stimolazione tutti i giorni, il mio corpo sta reagendo bene, si sta riattivando. Voilà! Il giorno prima dell'operazione era molto tesa, in quanto era sempre un'altra operazione qui dovevo sottoporre, ma dall'altra parte ero molto contento perché era una grande opportunità. Durante l'impatto mi rompi la schiena in diversi punti, andandomi a lesionare il midollo spinale. Fin durante il mio ricovero in ospedale sapevo che per trovare una soluzione al problema mi sarei dovuto mettere a studiare e capire bene come funzionava il midollo spinale e il cervello. Fin da lì capì che era una grande idea, non persi di tempo, mi mandai direttamente una mail in Svizzera per poter essere contattato e candidare a me stesso per il progetto. Dopo 15 giorni di convalescenza, dopo l'operazione, tornai in Svizzera e già durante la prima settimana riuscimo a trovare la giusta sequenza che mi permise di alzarmi in piedi e muovere i primi passi. Inutile dire che l'emozione era veramente tanta, infatti sia da parte mia che da parte degli ingegneri. Infatti dopo i primi passi che mossi partì immediatamente una standing ovation e fu un grande evento. Quindi quello che mi sento di dire è di non smettere di allenarsi, di fare molto stretching e soprattutto molta ginnastica alle gambe, in quanto è fondamentale che la muscolatura rimanga più elastica possibile. E soprattutto un'ultima cosa, ma non meno importante, quella di essere positivi e sapere che ci sarà poi una soluzione al problema. Bisogna solo saper aspettare e continuare a lavorarci.